Ciao ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi parliamo di un'altra crossover Marvel edito appunto da Le Battaglie del Secolo, dalla Gazzetta dello Sport in collaborazione con la Panini Comics, e che si presenta appunto Fear Itself, un crossover pubblicato dalla Marvel Italia Panini Comics nel 2011. Un crossover di cui avevo sentito parlare sempre molto molto male e che invece leggendo questa miniserie mi è abbastanza piaciuto. Ha delle pecche e ve ne parlerò appunto durante la recensione. Miniserie contenuta in due numeri delle Battaglie del Secolo, per la precisione i numeri 8 e il numero 9. Il numero 9 lo trovate ancora in edicola, che è uscito questa settimana, mentre il numero 8 è uscito appunto la settimana scorsa. La copertina del numero 8 è ad opera di Stuart Immonen, un grandissimo disegnatore. Ci presenta appunto Capitan America, Steve Rogers, Thor e Iron Man, davanti a altri eroi e ad Asgard messa sullo sfondo. Anzi, penso che sia Asgard. Sì, dovrebbe essere Asgard e non la patria del serpente. Comunque ditemi se mi sbaglio. Secondo me è Asgard. Dopo voi fatemi sapere. Perché Fear Itself è incentrata particolarmente sulla figura di Thor e soprattutto sulla figura di Odino. Ma ora vi spiegherò meglio nel dettaglio. Mentre nella seconda storia, nella seconda copertina, ad opera di Steve McNiven, vediamo il nostro Capitan America chino davanti al suo scudo rotto. Perché il cattivo di Fear Itself riuscirà a spaccare lo scudo di vibranio di Capitan America veramente come se fosse un biscottino, come un cracker. Quindi è un nemico veramente veramente con i controcazzi. Allora, Fear Itself è un crossover della Marvel composto da 7 episodi, se non sbaglio, vado a controllare, sono 7 libri che vediamo un po', parte 7, sì, in 7 parti, che ci vanno a approfondire molto la figura appunto di Thor e di Odino. Allora, il crossover è scritto da Matt Fraction e disegnato da Stuart Immonen. Nel primo numero di questo albo abbiamo appunto due storie, appunto Nata nel peccato e Il libro del teschio, che ci vanno a presentare la coprotagonista di questa storia, che è Sin. Sin è altri non è che la figlia e l'erede del teschio rosso, perché il teschio rosso ha una parte molto interessante e molto cruciale in questa avventura. Quindi la prima storia è scritta da Jim McCann e disegnata da Stefano Landini, invece il libro del teschio è scritto da Ed Brubaker e disegnata da Scott Eaton. Allora, in queste prime due storie, allora nella prima scritta da Jim McCann, ci viene presentata appunto la genesi di Sin, questa figlia del Teschio Rosso, che il Teschio Rosso ha fatto diventare appunto la sua erede. Ci viene presentata tutta la genesi di questa sua figlia, di questo personaggio che poi prenderà, vedete, anche le sembianze del Teschio Rosso. Viene cresciuta proprio con la sua mentalità ed è appunto proprio un Teschio Rosso donna. Che cosa succede? Queste due avventure sono molto interessanti perché ci viene dato un prologo a quello che sarà appunto la serie vera e propria di Fear Itself. Adesso non sto qui a dirvi come sono i disegni e come le sono le sceneggiature, perché le sceneggiature di queste due piccole storie sono molto molto ben composte, sia da parte di McCann che di Brubaker. I disegni a loro volta sono anche quelli molto molto belli, ma preferisco concentrarmi di più sulla miniserie vera e propria. Quindi sia Scott Eaton che Stefano Landini fanno dei bellissimi disegni, quindi fidatevi e insomma sono disegnate molto bene e non fanno affatto sfigurare. Di che cosa si parla qui? Appunto, nella prima storia si vede la genesi di Sin, quindi il suo rapporto con il Teschio Rosso e come lei diventi appunto l'erede del Teschio Rosso. Nella seconda avventura invece si comincia a capire di cosa parlerà Fear Itself, perché si parla del Teschio Rosso durante la seconda guerra mondiale che appunto lavorando per Hitler, collaborando con Hitler, troverà sotto dei ghiacciai uno strano martello congelato, uno strano martello che non si sa a che cosa serva, che non si sa quale destino lo leghi appunto al futuro della Terra, ma che Teschio Rosso riesce a recuperare. Eccolo qui il martello, e questo sarà il centro focale appunto della trama di Fear Itself. Quindi la nostra Sin, dopo molti anni, quindi ai giorni nostri, andrà a recuperare questo martello recuperato appunto da Teschio Rosso durante la seconda guerra mondiale, e toccando questo martello lei diventerà appunto il primo araldo del vero protagonista di questo crossover, ovvero il dio serpente, il dio della paura. Di che cosa si parla quindi in Fear Itself? Fear Itself è composta appunto da 7 libri scritti da Matt Fraction e disegnati da Stuart Immonen, ed è una storia che parla appunto del ritorno del dio serpente. Allora, chi è, che cos'è, che cosa fa il dio serpente? Allora, voi dovete sapere che Odino non è il dio assoluto dell'universo. Scopriamo che Odino ha un fratello. Suo fratello è appunto questo dio serpente.
il dio della paura, il signore della paura. Che cosa succede in questa storia? Allora, come vi ho detto, Teschio Rosso ha trovato nei ghiacciai questo martello. Questo martello è un'arma, praticamente uno dei cimeli magici, come ad esempio Thor, il Mjolnir, che gli è stato dato da Odino. E il serpente, essendo fratello di Odino, ha anche lui i suoi Mjolnir. E i suoi Mjolnir sono questi strani martelli che lui ha il potere di richiamare, che sono collegati proprio alla sua persona. Che succede? La nostra Sin, appunto, trovando appunto questo martello, grazie appunto al padre, al Teschio Rosso, toccandolo diventa un araldo, praticamente, come potete vedere, del dio serpente. Prendendo in mano questo martello, lei diventa un araldo del dio serpente e risveglia appunto il dio serpente, il signore della paura. Risvegliando il signore della paura si va a risvegliare una maledizione legata molto ad Asgard. Quindi questa avventura si va a concentrare moltissimo sugli asgardiani e sulle figure di Thor e di Odino. Perché che cosa succede? Nel momento in cui Sin prende in mano questo martello, risveglia appunto, come vi ho detto, il dio serpente, il signore della paura. Il signore della paura richiama a sé tanti altri martelli che cadranno sulla terra e andranno in mano a molti altri personaggi, ma non dei personaggi a cazzo, dei personaggi abbastanza forti. Come vedete, qui fa la sua passa Watu, perché anche qua si andrà a cambiare la storia, perché infatti il risveglio del dio serpente è una cosa molto molto importante per quanto concerne Asgard e Odino. E che cosa succede? Vengono richiamati appunto gli altri martelli, queste altre specie di Mjolnir, eccolo qui il dio serpente da vecchio, e verranno dati questi martelli in mano ad altri guerrieri molto molto forti, come ad esempio il Fenomeno, come ad esempio la Cosa, come ad esempio Hulk barra Bruce Banner, e appunto la nostra Sin. Poi ce ne sono altri, ma i nomi non me li ricordo. Quindi insieme a Sin si creerà un insieme di araldi, di nuovi Thor, appunto legati a il nostro dio serpente. Qual è l'obiettivo del dio serpente? Seminare la paura del mondo. Seminando la paura tramite i suoi araldi, lui prende forza, prende vigore, ringiovanisce e vuole prendere il dominio dell'universo intero. Perché l'obiettivo del dio serpente è quello di andare ad Asgard, uccidere Odino, uccidere gli asgardiani e diventare lui il dio dell'universo. Perché lui è convinto di essere il vero creatore, il vero dio di tutti e il vero creatore di tutti. E suo fratello Odino invece non è tanto d'accordo. Quindi c'è una disputa tra i due fratelli che va avanti da millenni. Odino ha già una volta fermato il dio serpente e l'ho soltanto fatto dormire nelle profondità oceaniche, non l'ha ucciso. Odino sa chi è, sa la maledizione che vige sulla sua testa. La maledizione vuole che quando il dio serpente tornerà ci sarà uno scontro con Thor e Thor perderà la vita. Quindi c'è una cosa legata particolarmente a Thor. In questo momento Asgard era caduta, Asgard si trovava sopra l'Oklahoma, quando è stata scritta insomma questa avventura, e l'idea di Thor era quella di ricostruire Asgard insieme agli umani, insieme al popolo della Terra. Qui Odino si comporta un po' male, quindi c'è uno scontro tra Thor e Odino, perché Odino vuole abbandonare la Terra, farla distruggere al serpente, ricostruire Asgard nello spazio dove è sempre stata e aspettare che il dio serpente distrugga la Terra per poi lui concentrare tutte le armate asgardiane e andare a distruggere il dio serpente. Thor naturalmente non è molto d'accordo, perché lui vuole molto bene a Midgard, ovvero la Terra, e va contro appunto la volontà di suo padre. Avrà un ruolo importante anche Iron Man, che parlerà con il dio degli dei e deciderà convincerà appunto Odino a dare una chance alla Terra e di permettere quindi ai Vendicatori di difendere la Terra. E da lì la trama prenderà una svolta, perché avremo appunto il serpente, il dio serpente con i suoi araldi da una parte e i nostri Vendicatori appunto con un aiuto asgardiano di Odino, che non vi dico che cos'è, a fronteggiare appunto questi araldi e tentare di salvare la Terra. Riusciranno a salvare la Terra? Naturalmente sì, perché i nostri eroi vincono sempre, ma lo scontro tra le due azioni e le rivelazioni che ci verranno date per quanto concerne la storia di Odino, della creazione del mondo e del suo rapporto con il serpente, sono una cosa che mi è piaciuta veramente tanto. Quindi qui si vanno a vedere dei lati di Odino, del dio degli dei, molto molto interessanti. Quindi Odino non è decisamente la persona che tutti conosciamo, ha dei lati abbastanza bui. C'è il mio personaggio, uno dei miei personaggi preferiti della Marvel, ovvero il Fenomeno, che diventa appunto araldo del serpente. Questa scelta da parte del nostro Kane Marco lo penalizzerà molto, perché purtroppo in questa storia non c'è.
in questa Fear Itself della Gazzetta delle Battaglie del Secolo. Però, una volta che il dio serpente verrà sconfitto, il nostro Cain Marco perderà anche i poteri del fenomeno, e questo lo troveremo nella collana degli X-Men normale, degli Incredibili X-Men che uscì all'epoca, perché Cytorax deciderà di togliere il potere del fenomeno dalle mani di Cain Marco, perché si sente tradito, perché Cain Marco ha deciso di servire anche il dio sgardiano della paura. Quindi il nostro fenomeno subirà moltissime conseguenze da Fear Itself. Veramente questo personaggio, che a me piaceva tantissimo, cessa di esistere dopo Fear Itself. Quindi questa era una cosina che ci tenevo a dire. Adesso passiamo ai lati belli e ai lati brutti. Allora, i lati belli ve li ho detti. Asgard viene messa in gioco in una maniera inusuale. Si hanno delle rivelazioni su Odino, si hanno delle rivelazioni su Thor. Il Dio Serpente è un bel personaggio. E quello che fa Iron Man con Odino, con i Vendicatori, il patto che fa con Asgard è molto interessante, anche la guerra è molto interessante. Che cos'è che non mi ha convinto di questa miniserie è l'utilizzo appunto degli araldi del serpente. Perché ad esempio Bruce Banner e ad esempio tanti altri, come addirittura il fenomeno, si vedono in una o due scene. Durante la guerra molti araldi sono, si sa che ci sono, ma non fanno assolutamente niente. E questa è una cosa che un pochettino mi ha seccato, perché io mi sarei aspettato appunto da un personaggio così di vederne veramente di cotte e di crude. Invece tutto quanto si risolve un po' in paglietta. Vedete, poi questo è un altro che viene preso come araldo, e anche la ragazza, vedete, Sigrid, distruttrice di uomini, è lui, vedete. Quindi ci sono moltissimi araldi, moltissimi personaggi fighi che però vengono un po' mal utilizzati. Quindi diciamo che se vi aspettate una miniserie di botte da orbi con questi araldi contro i Vendicatori, un po' rimanete delusi, perché di personaggi ne appaiono soltanto due o tre. Quindi per quanto riguarda gli araldi del serpente, è una storia un po' deludente. Per quanto invece ne riguarda la trama e le rivelazioni su Odino, su Asgard e sul serpente, una miniserie veramente veramente bella. Quindi a me, diciamo, a parte per quella cosa lì, è piaciuta abbastanza. Insomma, Fear Itself è stata una bella lettura. E nel secondo numero, invece, nel chiudere praticamente la storia, c'è la parte 7.1, 7.2 e 7.3, che invece ci vanno a presentare i punti di vista di Capitan America, di Thor e Iron Man. Di questi non vi parlo perché per me finisce tutto con la fine di Fear Itself. Quindi questi tre volumetti non ve li tratto nemmeno, perché tanto sono storie abbastanza trascurabili. Ora passo a parlare dei disegni di Stuart Immonen, che è uno dei miei disegnatori preferiti, un disegnatore veramente, veramente valido. Qui vediamo appunto lo scontro tra Capitan America e Sin nella parte finale. C'è anche la cosa che appunto viene trasformata anche lei in un araldo appunto del serpente. Quindi dei disegni veramente eccezionali, perché Stuart Immonen è un artista veramente con i controcazzi. Il viso di Sin è un qualcosa di aberrante, perché è un teschio rosso donna, quindi fa abbastanza schifo. E appunto le colorazioni e la dinamicità della tavola è molto molto bella. Quindi Stuart Immonen, un grandissimo disegnatore che riesce a rendere tantissimo giustizia a questa serie molto epica e appunto molto legata agli dèi. Qui vi faccio vedere il Dio Serpente, vediamo se lo trovo anche in modalità giovane, perché poi lui creerà appunto il suo mondo che invaderà la Terra. Cioè, c'è tutto un processo in cui questo Dio del Serpente distrugge la Terra e comincia a creare il suo regno, a venire sulla Terra. Dopo, in un secondo momento, attaccherà Asgard. Quindi c'è tutta una crescita di questo personaggio molto molto bella, fatta da Matt Fraction. Quindi un bel soggetto, una bella sceneggiatura. Peccato per l'utilizzo degli araldi del Serpente, che non mi ha soddisfatto appieno. Quindi dei disegni molto molto belli, delle bellissime tavole e una bellissima sceneggiatura. Quindi Fear Itself, diciamo, mi ha deluso solamente un pochino, ma comunque una bella bella storia. Guardate i disegni di Stuart Immonen, vi faccio vedere ancora un po' perché meritano veramente. Quindi per i disegni è veramente una bella miniserie. Fatemi sapere anche voi se avete letto questa miniserie, questo crossover all'epoca, cosa ne pensate. Se avete recuperato questi numeri della Battaglia del Secolo, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al mio canale per essere sempre aggiornati su tantissime storie dedicate appunto al mondo Marvel, di albi vecchi e anche di uscite della nuovissima Marvel. Iscrivetevi al mio canale, sì, alla mia pagina Facebook, dove parlo anche lì di fumetti, metto le mie considerazioni, i miei acquisti e tanto altro, appunto sempre sui fumetti. Quindi passate anche da Facebook, che mi fareste un grandissimo favore. Con questo vi saluto, vi ringrazio per aver assistito a questa recensione, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!